Buonasera signore e signori, sono Esce88. Ci ritroviamo con un secondo video. Innanzitutto vorrei dirvi grazie per i commenti che avete lasciato, perché in realtà non me lo aspettavo nemmeno, come anche le visualizzazioni. Dopo tanto tempo ho rivisto un po' di gente che in realtà ha sempre seguito Esce88 più o meno negli ultimi tempi e che ovviamente è stata felice di aver visto un nuovo video. Quindi quest'oggi sono tornato con un nuovo video appunto e parliamo di scarpe. Perché? Perché nella scatola dietro c'è pronto un unboxing, anche se per metà è un unboxing perché la scatola è già aperta, e poi parliamo di Air Jordan 1, ovvero la prima scarpa, la signature shoes di Michael Jordan, uscita nel 1985 e appunto la prima scarpa Air Jordan, quindi la prima che appartiene a Michele Giordano, questo varano di 1,96, che ha dato vita a una serie di scarpe, collezioni sia di footwear appunto che di apparel, ovvero di apparel, di vestiti che di accessori, che tuttora possiamo trovare, che è apprezzata tantissimo. Quindi prima di passare a quella là dentro, che devo vederla anche io, sinceramente ho aperto soltanto il cartone esterno. Voglio fargli vedere le mie collezioni di Air Jordan 1, perché qua ne ho 6 più una dietro 7, credo di averle prese tutte, non mi vorrei sbagliare, e quindi nulla, buttiamoci e vediamo un po'. Ma di che cosa si parla? Si parla di Air Jordan 1, classica scatola nera con logo Nike rosso, e credo che questa qua sia una tra le più famose di Air Jordan 1. E apro una parentesi, io di queste qua chiaramente non le ho tutte, nel senso ho quelle che sono riuscito a comprare e acquistare negli ultimi 2-3 anni a dei prezzi giusti, nel senso che alcune cose di Air Jordan 1 costano uno sproposito e di altre invece me le sono lasciate scappare, perché ovviamente non è che posso stare lì a comprare tutte, però penso di averne per ora un bel bottino, nel senso le colorazioni che principalmente piacciono a me. Quindi andiamo a vedere la prima, che è questa qua. Chiaramente alcune sono anche usate, tipo questa qua che l'ho portata tipo una volta, mezza volta, che è l'Air Jordan 1 Banned o Bred. Praticamente che cos'è? È una classica Air Jordan, cioè la base delle Dunk con Air Force One, materiali tutti completamente in pelle nera e rossa, con il logo Wings, che sarebbe questo, ovvero un pallone da pallacanestro con le due alette e la scritta Air Jordan. Questa è stata la prima Air Jordan uscita nel 1985 e fu, diciamo, una scarpetta che fece abbastanza scalpore, è un po' un gioco di parole, perché appunto era la prima signature shoes ed era anche appunto di Nike direttamente per il basket, ed era contraria alle regole che appunto all'epoca c'erano in NBA, che diciamo non si discostano nemmeno a quelle che ci sono adesso, però non si poteva mettere una scarpa che fosse di un colore differente rispetto al bianco, poteva avere bianco e qualche piccolo dettaglio, però doveva essere bianca. Nike la prima scarpa che fece fu questa qua, nel senso nera e rossa, con la midsole bianca, con l'intersuola bianca. Quindi che cosa successe? Scalpore, NBA multava ogni volta che Michael Jordan usciva in campo nel parquet con questa scarpa di, non mi ricordo, tipo $100,000 a partita, che chiaramente Nike era ben felice di pagare. Tra l'altro c'è uno spot che potete trovare su YouTube che si vede Michael Jordan che tranquillamente si passa la palla così, sbatte il pallone per terra, la telecamera inquadra queste due appunto scarpine ai piedi di Michele Giordano, banner nero, e vi dice la voce fuori campo di Nike che l'NBA proibisce appunto a Michael Jordan di utilizzare queste scarpe, ma loro non possono impedirle a te appunto di acquistare e di utilizzarle. Quindi questa qua è stata la prima Air Jordan 1. Questa è l'edizione del 2015, se non mi sbaglio, comprata da Foot Locker, cioè tramite Foot Locker, il sito di Foot Locker, a 161 euro, che è la base, diciamo il costo di base di praticamente ogni Jordan. Poi abbiamo questa qua, che è la Black Royal, right? Yes. Questa non l'ho mai messa, nel senso non l'ho nemmeno allacciata, che è la stessa versione però nera e praticamente blu. Questo, se non mi sbaglio, è un Royal, Blue Royal, mi sbaglio sempre, Royal Blue, Blue Royal,
praticamente è la stessa scarpa della Jordan 1, questa qua sotto che avete visto, però nera e blu. Questa qua è diventata famosa come scarpettina perché, se avete presente il Jumpman, il logo di Jordan, questa con le mani larghe mentre schiaccia, è stato praticamente ripreso e fotografato appunto Michael Jordan in salto, in schiacciata, durante delle riprese che durarono un giorno, la notte, fino all'alba dell'altro giorno. Jordan indossava queste scarpe qua con un abbigliamento che era appunto nero e royal blue, cioè questo qua, e l'ultimo scatto all'alba fu di Michele Giordano che appunto schiacciava a gambe aperte, mani larghe, con questa scarpa qua. Quindi è un pezzo anche questo di storia per, diciamo, i fanatici, quelli che gli piacciono le scarpe di Michael Jordan. E questa non l'ho mai utilizzata, quindi tirata fuori, vista, bella e via. Per quelli che si stanno chiedendo, però cavolo, ma non le metti mai, sono soldi un po' così, è chiaro che queste sono, sono roba da collezionismo, almeno per me è un collezionismo. Come tante cose mi piacerebbe metterle, mi piacerebbe utilizzare, ma queste non si possono. E poi c'è questa qua, che è la più, tra virgolette, preziosa e costosa, forse anche di tutte quelle che ho, che è sempre un Air Jordan 1, comprata da un mio amico a Flight Club a New York, per la bellezza di $489.94. Ora qua ci sono i scontrini, eccoli qua, praticamente 500 euro quasi, perché trattate tasse e tutto, ed è appunto l'Air Jordan 1 Chicago, praticamente ha la colorazione bianca, Jim Red e chiaramente nero, che sono i colori appunto di Chicago, della squadra dei Chicago Bulls. Ora questa qua, vi faccio vedere magari l'esterno della box, che tanto è sempre quella, però c'è anche ancora il prezzo, 4,50. È la più preziosa e costosa, vi dico così perché in realtà il valore di questa scarpa varia, come tutte le cose chiaramente variano, però essendo una scarpa del 2000, anche questo 15, esatto, la Bread del 2016, questa del 2015, ce ne sono molti di meno, perché ovviamente la gente le porta e le utilizza. Quindi il valore di questa scarpa, come le macchine d'epoca, come le monete, come i francobolli o le carte collezionabili, si può alzare e abbassare. Questa qua attualmente, almeno qualche settimana fa, quando sono andato a vedere quanto era valutata, era 1698 euro, una cosa del genere. Però sicuramente tanto non la utilizzo, non la rivendo, però è una bella scarpa, nel senso è bella da avere. Poi qua abbiamo un'altra Air Jordan che è una Royal White, cioè ha i colori, questa invece la utilizzo e la porto, si vede che la suola è molto più nera, praticamente ha gli stessi colori della Chicago, però invertiti, nel senso che ha il rosso, al posto del rosso ha il blu. Questa è l'utilitaria, diciamo una delle tante Air Jordan 1, in realtà sono due, che metto, pelle premium, e perché è quella che, diciamo, ha meno valore rispetto alle altre. Dopo di questa vi faccio vedere, non so nemmeno che cosa c'ho qua. Ah, questa qua che è la Metallic Red, anche questa la utilizzo, praticamente è tutta bianca, Metallic Red di swoosh, suola e collo. Praticamente anche questa qua è una utilitaria, una di quelle che ho sempre al piede, tra le due preferisco questa qua blu che abbiamo visto prima, però utilizzo anche questa, diciamo che hanno meno valore, sono meno importanti a livello di preziosità, ecco, mettiamola così. E poi ho questa qua, questa invece vi faccio vedere anche la scatola perché è più particolare, praticamente c'è scritto Mike, Mike perché? Perché questa qua è la box dell'Air Jordan 1 del Gatorade Pack, praticamente molto particolare perché anche la carta è fatta con le bollicine, si ispira alla bevanda che lui beveva, il Gatorade asciugamano Gatorade, eccolo qua. E questa, anche questa non l'ho mai messa, l'avrò tirata fuori forse una volta, ed eccola qua, è arancione perché a me piace il Gatorade, quello all'arancia, e hanno fatto vari gusti di questa, cioè era così, appunto arancione, acqua marina, giallo fluo e viola, per ogni colore tra virgolette del Gatorade. E nulla, la particolarità di questo, ovviamente il pelle premium e tutta, che ha
un adesivino con la scritta Gatorade e la bandierina dentro Air Jordan e il fulmine tipico del Gatorade. Tra l'altro il Gatorade, che è la bevanda energetica, ci sono i lacci dentro, che è una bevanda energetica e la scritta Gatorade di suola impressionante, che è stata una bevanda, cioè la bevanda energetica scoperta tra virgolette da Bill Bowerman, che era ed è uno dei cofondatori appunto di Nike, perché soleva dare questa bevanda energetica ai suoi atleti durante appunto le attività fisiche che facevano in pista. Erano delle bevande a base di sali minerali, per aiutare appunto il recupero degli atleti, dell'energia. Diciamo appunto una base di Gatorade. Chiaramente non è stato lui a inventarlo. E poi qua c'è la scatolina con la scritta Be Like Mike, e la scatola più particolare rispetto alle altre. Però adesso andiamo a vedere quelle che mi sono arrivate oggi, ovvero le Rookie of the Year. Michael Jordan, praticamente nel suo primo anno, conquista quello che è chiamato il Rookie, ovvero come se fosse una specie di pallone d'oro per i ragazzi, per i rookie, per le nuove matricole, per le nuove leve che si sono distinti durante l'anno. Lui si presentò in questa conferenza stampa con una giacchetta marroncina, che poi in realtà c'era marroncina anche il pantalone e tutto, però sembrava un po' tipo cacchetta, colorazione. E Nike ha creato questa colorazione su una base di Air Jordan 1 che è uscita sabato, sempre tramite Footlooker, quindi vado ad aprirla. Chiaramente, prima cosa che mi fa un po' sbarellare, box danneggiatissima, cioè c'è una leggera crepa che a me dà fastidio. Già l'odore, perché io le odoro chiaramente le scarpe che mi piacciono, è importante, quindi andiamo ad aprirla. Mamma mia, cioè, vedete la contentezza di Ash88 che fa i video, no? Voi direte, o per la gente che dice: però sono solo scarpe. Non è solo scarpe, è un qualcosa in più. E quindi è bella. Eccola qua, chiaramente non è allacciata come deve essere. Voi non potete capire l'odore. Allora, tutte le scarpe nuove, che anche quando lavoravo in negozio Nike o insomma dove mi capitasse, era una scarpa nuova, chiaramente che nessuno aveva mai provato, io le annusavo perché hanno un odore particolarissimo, specie l'Air Jordan 1. Sarà la box OG, sarà appunto la scarpa, ma è un odore buonissimo. Allora, vediamo un po': lacci rosso, e credo che sì, di base hanno il nero, pelle chiaramente burrosa e premium. Ora non so che la telecamera è quella del computer, della videocamera, però si vede un po' l'effetto butteroso, bello morbido. Chiaramente pellame in suede, è un suede, cioè un viene sempre il termine inglese, è tipo scamosciato, buono però. La particolarità sono nelle alette. Nelle alette che cosa hanno fatto? Hanno inserito una e due, no, di qua. Praticamente sono statistiche da una parte, cioè 1984-85, il primo anno di Michael Jordan, ROI, ovvero Rookie of the Year, 2313 punti, e la media punti, che è un po' tipo il ratio, quello che possiamo avere su COD, così, era di 28,2 point per game, PPG, eccolo qua. Non è male, nel senso che lui di media di punti ne faceva 28,2, sì, 28,2. Come dire che un calciatore a fine anno, tipo Cristiano Ronaldo, mettiamolo così, Cristiano Ronaldo alla fine dell'anno ha una media di tipo 2, ok? Che voi si dice, però 2 vuol dire che lui di media faceva 2 gol a partita. Poi c'erano delle partite che ne faceva di più, ne partite di meno. E dall'altra parte invece c'è una frase che lui appunto ha detto, che è: questo premio è carino, is nice, quindi non è che ha detto che è bello, è is nice, vuol dire che è carino, ma credo che sia importante praticamente per ognuno di noi, io vi dico la traduzione ovviamente, nel contribuire alla vittoria del team. Cioè che questo qua era un premio che lui ha ricevuto, importante, carino per lui, ma che il fine è aiutare la squadra a vincere, superiore. Quindi scarpa chiaramente ottima, nel senso fatta benissimo, qua scritta Nike Air in pelle, e tra l'altro all'interno non c'è scritto Designed to the exact specification
of the greatest of the world, the greatest champion. Andiamo a vedere anche l'altra, vabbè, tanto credo che sia uguale. Esatto, ha sempre le stesse cosettine, Rookie of the Year e la fisarmonica di frase, ed è praticamente questa qua, Rookie of the Year, quindi importante nel senso da aggiungere alla collezione, un pezzo di plastica e nulla, quindi credo che anche questo video possa terminare qua. Credo che questa qua me la metto, nel senso che mi piace troppo, questa è bellissima, io la amo questa colorazione, non era facile. Ho visto che adesso alcuni la resellano, cioè la rivendono anche sui 300 euro, non ha questo, secondo me, adesso perché c'è questo hype, però un valore così alto, insomma, è abbastanza eccessivo, però bella scarpa. Quindi, altro video finito, la prossima volta magari parliamo un po' del pack con la Converse e la Jordan 2. E mi avete chiesto anche qualche gameplay. Ora, io ho cambiato operatore telefonico e attacco la PlayStation appunto al cellulare e gioco con quella. Devo vedere perché la mia connessione appunto è sempre risaputa che non è buonissima, però casomai posso provare a registrare qualcosa. Però intanto mi piaceva portarvi qualche video così sulle scarpine e qui se la sono mangiata, qui in punta se la sono mangiata, porco due. Che cazzo, io vabbè, dai, questo video basta, termina qua perché sennò mi arrabbio. Ciao ragazzi, alla prossima.